il mio ringraziamento a tutte le istituzioni che sono presenti con me qui, dai vari comuni, consigliere regionale e consigliere regionale. Vi porto i saluti di Raffaella Mariano, che oggi credo sia a Lodi, deve andare a Lodi. Marco Remaschi non so dove sia, però in spirito diciamo che sono qui anche loro. Quindi questo è il senso, riprendo il discorso di Patrizia Andreuccetti di prima, è il senso del contesto unitario che il Partito Democratico costituisce. Ha detto prima giustamente il segretario che il partito ha tentato di costruire una fotografia completa della nostra società, del nostro contesto, del contesto locale, sia in termini di valenza territoriale, sia in termini di appartenenza a vari ambiti, a varie professioni. Quindi dare il senso con questo momento di una rappresentanza che sia in grado di coprire l'intera nostra società lucchese. Ma a me quello che preme mettere in evidenza è l'idea di unità che da Lucca parte. Da Lucca parte un esperimento importante, parte un dato di fatto importante. Siamo riusciti a costruire un contesto largamente unitario, fortemente unitario, perché siamo consapevoli e crediamo che senza intendimenti unitari non si possa procedere in politica. In politica non si va per spaccature, in politica si va per la capacità di costruire sintesi di larghissimo raggio e larghissimo respiro. E chi maggiore ha responsabilità in tal senso, maggiore ha, deve avere capacità di costruire poi momenti che tengano conto dei vari contesti che si trovano insieme. La politica è un elemento molto, molto improprio rispetto alle normali relazioni, perché le normali relazioni sono intessute sulla base di amicizia, sulla base di conoscenze, sulla base di parentele, sulla base di interessi concordanti, basta pensare alle antiche categorie e via discorrendo, o anche alle categorie attuali. La politica è l'elemento che riesce a mettere insieme, cioè è l'attività che riesce a mettere insieme persone che magari fino ad oggi non si sono neanche conosciute, ma che poi si trovano fianco a fianco per un percorso comune. L'elemento che tiene insieme persone che neanche si sono conosciute fino a ieri, perché moltissimi di voi penso che non abbiano avuto mai relazioni fino a ieri, ebbene, l'elemento che tiene insieme tutto questo sono i comuni intendimenti di carattere ideale che portiamo avanti.